Oggi è il 12 marzo 2020. In Italia ci sono oltre 12.839 contagi, 1.258 guariti e 1.016 vittime a causa del Covid-19. La Caritas nazionale fa sapere che in totale finora sono 65 le diocesi che hanno messo a disposizione strutture per l'accoglienza di 1.100 persone, tra medici, infermieri, persone in quarantena e senza dimora. Oltre 2 milioni di euro sono stati già utilizzati dalle 218 Caritas diocesane per interventi di prima emergenza, dai dispositivi di protezione individuale al materiale per sanificare periodicamente i servizi Caritas rimasti aperti, alla fornitura di generi di prima necessità alle famiglie in difficoltà. Buongiorno a tutti, oggi in data 4 aprile 2020 a Roma assistiamo a un atto solidale da parte dell'associazione Salva Mamme che distribuisce tutti i prodotti per l'igiene personale come il cibo alle mie mamme. Nonostante l'epidemia, tutti i bambini sono continuati a nascere e oggi, 17 aprile, è passato poco più di un mese dall'inizio del lockdown. Molti italiani tengono duro, ma fioccano le denunce. Chi porta al guinzaglio una tartaruga? Chi viene cacciato dalla moglie intenta fare le pulizie? Chi raggiunge a nuoto l'Esselunga per non essere contagiato? Ci sorprende molto la fantasia degli italiani, che ha superato di gran lunga il buonsenso. Grazie per essere stati con noi. Il Covid Da Vinci News Terza Q ritornerà presto con nuovi aggiornamenti. Vi comunichiamo le notizie locali del giorno. Oggi, 20 aprile, parliamo del sostegno che giunge da diverse associazioni. Il CAV e la Protezione Civile di Martina Franca aiutano le persone, soprattutto gli anziani. Basta chiamare il centro servizi e questo si attiva per portare ciò di cui si necessita. Il centro servizi è disponibile anche per un'allegra chiacchierata, tenendo così compagnia a chi si sente solo. Per ora è tutto. Cari ascoltatori, oggi al Covid Da Vinci News Terza Q vi racconteremo una notizia sbalorditiva che risalterà subito ai vostri occhi. Il 21 aprile è una vera e propria risorsa al giorno d'oggi, è che alcuni studiosi hanno scoperto che i cani, se addestrati, possono fiutare i positivi da coronavirus ancora più rapidamente dei test. Infatti, fiutano 750 casi all'ora. Loro vengono addestrati annusando gli abiti dei contagiati per rilevare altri eventuali casi. Ma non basta! Loro riescono a individuare anche gli asintomatici. Per oggi è tutto, da Covid Da Vinci News Terza Q a voi studio. Ci giunge notizia dal Ministero della Salute, Roberto Speranza, che al richiamo fatto dal bando della protezione civile di 1.500 operatori sociosanitari, in solo 2 giorni si sono messi a disposizione ben 20.491 operatori. Una valanga di bontà. Questi operatori assisteranno nelle residenze per anziani, per disabili e negli istituti penitenziari di tutta Italia, cioè in luoghi molto delicati. E questo fa capire che siamo un paese solidale, pronto a rimboccarsi le maniche per aiutare gli altri quando è necessario. Quindi, grazie ragazzi. Cari ascoltatori, vi informiamo con aggiornamenti sul Covid-19 del 3 maggio. Il presidente del Consiglio Conte avvisa che da domani inizia la fase 2. Il futuro del paese quindi è nelle nostre mani. Il presidente sottolinea che fino ad oggi la maggior parte dei cittadini è stata al riparo dal contagio, chiusa nelle proprie case. Ma da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro. Si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si metteranno in moto e saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie al mantenimento del nostro senso di responsabilità. Inoltre, da domani mascherine a 50 centesimi in oltre 20.000 punti vendita, così da poterle garantire a tutta la popolazione. Buonasera ascoltatori e ascoltatrici del Covid Vinci News. In prima pagina, oggi lunedì 4 maggio, troviamo le notizie relative al coronavirus. Nella giornata di oggi i contagi sono saliti a 1.221 persone, per una crescita dello 0,6%, i deceduti di 195 persone, per una crescita dello 0,7%,
e i guariti di 1.221 persone. Dall'inizio dell'epidemia l'Italia totalizza 211.000 casi, di cui 4.000 in Puglia. I nuovi casi in Puglia oggi sono stati 9, ieri erano stati 11. Il lunedì 4 maggio segna un'importante data perché da oggi ha inizio la fase 2, quindi nuove normative, leggero allentamento appunto del lockdown, possibilità di fare visite ai propri congiunti e ripresa di determinati settori lavorativi. Dal Covid vinci per oggi è tutto, alla prossima! Oggi 5 maggio siamo appena entrati nella fase 2. La situazione sembra sfuggirci di mano, in quanto si è verificato un lieve aumento di contagi, soprattutto in Lombardia, con un numero di 500 contagi. A seguire il Piemonte con 152 contagi, a seguire l'Emilia-Romagna con 100 contagi. Ci sono anche buone notizie, ovvero ci sono 85.231 guariti. Dal Covid da Vinci News della Terza Q è tutto. Linea allo studio. A voi le ultime news riguardanti il coronavirus in Italia di mercoledì 6 maggio. Sono stati resi noti da poco i dati relativi alla regione Puglia circa la positività al Covid-19. Sono stati registrati 1.816 test per l'infezione e risultano positivi 26 casi, suddivisi tra 4 a Bari, 1 a Bat, 7 a Brindisi, 9 a Foggia, 2 a Lecce e 3 a Taranto. Oggi in Puglia, inoltre, sono stati registrati 5 decessi, tra cui 2 a Foggia, 2 a Lecce e 1 a Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 70.944 test, 855 sono i pazienti guariti e i casi attualmente positivi sono 2.903. In totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.196, suddivisi tra 1.333 a Bari, 380 a Bat, 597 a Brindisi, 1.088 a Foggia, 500 a Lecce, 268 a Taranto, 28 fuori regione e 2 in corso di attribuzione. Centinaia di ragazzi sui navigli, folla nei parchi, Milano rischia di nuovo il lockdown, parchi pieni di famiglie con bambini. 5 giorni dalla fase 2, Milano si scopre divisa e preoccupata. Il sindaco di Milano lancia un ultimatum. O le cose cambiano o chiudo i navigli. Il ministro dell'istruzione Azzolina sta pensando a come sarà un eventuale rientro a scuola a settembre. Ipotizza che ci potranno essere diverse modalità di rientro a seconda dei gradi di scuola. Valuta anche la possibilità di scaglionare gli ingressi ogni 15 minuti. Tuttavia, per il momento si tratta solo di ipotesi e non c'è niente di sicuro. Tutto si vedrà prossimamente. Per quanto riguarda i contagi, oggi si sono verificati 77.961 casi, mentre i guariti sono 99.023 e i decessi sono 30.201. Per oggi è tutto da Covid da Vinci News Terza Q. Le ultime notizie sul coronavirus in Italia e le news dal mondo di sabato 9 maggio. Superati 30.000 morti ma anche 10.000 guariti. Oggi la provincia autonoma di Bolzano riaprirà i negozi, mentre lunedì toccherà parrucchieri, bar, ristoranti e musei, 25 invece gli alberghi. Boccia annuncia che ogni giorno 300 persone contraggono il virus sul lavoro. Intanto la Società Italiana di Cardiologia denuncia che la pandemia ha messo in crisi il sistema sanitario e che la mortalità per infarto è triplicata. A New York sono morti 3 bambini a causa di un'infiammazione rara. Nel Savonese, in una casa per anziani, 40 ospiti sono risultati positivi. Invece Cesare Battisti chiede la scarcerazione e gli infermieri albanesi tornano finalmente in patria. Erano arrivati in Italia il 21 aprile. Buongiorno a tutti. Il bollettino di oggi, 10 maggio 2020, è il seguente. Sono in aumento i casi positivi al test, attualmente 802. In totale, dall'inizio dell'emergenza, ci sono 219.000 casi positivi, tra cui alcuni in isolamento domiciliare, altri in terapia intensiva, altri ancora ricoverati con sintomi. Grazie dell'attenzione, buona giornata. Cari telespettatori, buongiorno. Quest'oggi abbiamo nuove notizie per voi, 11 maggio 2020, riguardanti la situazione attuale Covid-19. Abbiamo una netta diminuzione di casi in tutta Italia, con riapertura delle attività previste per il 18 maggio.
Buongiorno a tutti. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, informa che oggi, 12 maggio 2020, sono stati registrati 1.755 test per l'infezione del Covid-19. 10 sono risultati positivi e sono suddivisi in 7 nella provincia di Bari, 1 nella provincia di Foggia, 1 nella provincia di Brindisi e 1 nella provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 81.497 test. I pazienti guariti sono 1.460 e i casi attualmente positivi sono 2.421.